Abbiamo avuto una bellissima sorpresa la prima volta che abbiamo sentito questa canzone Tex-Mex, Mina Fossati, e oggi abbiamo qui con noi Massimiliano Pani, produttore di questo capolavoro, di questa opera. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, che emozione, che bello averti qui. Ci devi raccontare un sacco di cose. Perché... sono qua per quello. Esatto. Quindi a vostra disposizione. Allora, com'è successo? Chi ha telefonato incontro, a chi? Esatto. Ha telefonato mia madre a Ivano. Così. Okay. E gli ha detto: Ivano, facciamo un disco insieme. E lui ha risposto. E lui ha detto: ma sai, io ho smesso, io un po' che non scrivo, un po' che non suono, non faccio concerti. Ma poi no? È vero che ha dichiarato: nessun musicista sano di mente poteva dire di no a Mina. Ma guarda, Mercedes Fossati, la sua moglie, che poi è una regista teatrale e ex attrice teatrale, gli ha detto: se non fai questo disco con Mina, ti lascio. E quindi adesso, al di là di questa buttata vera, tra l'altro, però l'idea di fare una cosa insieme l'avevano sempre avuta. Il momento giusto è stato questo, ed è stato anche un processo veloce. Alla fine lui, dopo le titubanze iniziali, si è molto divertito a mettersi in questo progetto e ha scritto delle cose tra le più belle proprio della sua carriera, perché questo disco ha veramente 11 pezzi forti, e le loro due voci secondo me sono anche magiche. È una cosa che non c'è, cioè sul mercato questo disco qua è un unico. Certo. Però la domanda successiva è che come si lavora con la mamma? Allora, tanto... scusa, no, esatto. te l'hanno fatta chiunque, allora, insomma. Sai, io ho qualche annetto, non è da poco. Che lavori con mamma. Poi io in questo caso non lavoro con mia madre, ma lavoro con Mina, intesa come artista. Esatto. Che non ha mai lavorato se non con i più bravi in Italia e che non ha mai fatto sconti a nessuno. E io sono stato cresciuto così, cioè con un rigore deontologico professionale assoluto. Le cose si fanno bene, si fanno ad alto livello o non si fanno. E quindi, se vuoi, la cosa bella è stato imparare questo mestiere da Mina, non farlo con Mina. Farlo dopo è diventato una conseguenza, cioè io fin da piccolo ho guardato lavorare gli altri e poi è arrivato il mio momento. E negli anni poi dai, qualche cosina si è fatto. Beh, direi. E direi. Sì, ma la leggenda che Mina fa tutto al primo colpo è sempre buona la prima. Ma sempre guarda, buona non, la prima. Non è una leggenda, è che l'approccio suo è un approccio da musicista, non da cantante. Quindi per lei quello che conta è l'approccio della comunicare. Più grande cantante vivente al mondo, sì. Diciamo. Guarda, nell'ambiente dei musicisti lei oggi è ritenuta la più grande cantante. Ma sì, ma è la verità. Ma sì, non sentiamo a credere. Sì, ma anche nel pezzettino che ha fatto dell'infinito, questo in occasione dei 200 anni appunto dell'infinito dei Leopardi, la riconosci subito, è lei, è caratteristica. Lei anche quando parla. Anche quando sì. Parla. Ma guarda, succedono delle cose belle, così, che nessuno si aspettava. Per esempio in una rivista di jazz americano un grandissimo pianista, si chiama Kenny Barron, col quale noi non abbiamo mai lavorato, gli hanno chiesto: chi è secondo lei la più grande cantante di standard jazz al mondo? Gli ha detto: è una non cantante di standard jazz che si chiama Mina. Una non cantante. Che però, e la cosa particolare è che è ritenuta da diversi esperti di stili musicali diversi la più brava. Cioè lei è molto amata in Brasile a far bossa nova, ma non è una cantante di bossa nova. Ma lei è può amata fare dai napoletani a cantare la canzone napoletana, sì, è vero. Ma non è napoletana. Ma perché può fare qualunque cosa. E quello lì è voce. L'approccio da musicista, certo. Capisci? Non è solo cantare bene, è entrare con la testa, culturalmente, con rispetto nella musica e poi riuscire cercare a cercare di dare un'emozione. Bene, e il progetto quindi, telefonata, sì, ok, lo faccio, e poi come è andata avanti? Ivano Fossati, che per inciso è uno dei giganti della canzone italiana, forse l'ultimo gigante, è autore di tantissime canzoni meravigliose, Pensiero stupendo, Un'emozione da poco per la Oxa, Dedicato per la Bertè, sì, certo. Non sono una signora, e quelle che ha cantato lui stesso, Per Mia Martini, Per sé, Per la Mannoia, insomma, veramente se le scriviamo su un foglio dobbiamo fare due o tre facciate. Sì. Si è rimesso a scrivere e ha fatto veramente, secondo me, ha fatto un capolavoro. Ha scritto dei pezzi bellissimi. C'è molto una canzone che si intitola Niente meglio di noi due, riferita a loro due. Beh, qui dovresti chiedere a Ivano, perché lui è l'autore di tutte le 11 canzoni. Ascoltiamola e poi ne parliamo. Ora
Niente meglio di noi due, Mina e Fossati. Ci sono diversi packaging di questo album. Io ne ho qui uno con un libretto meraviglioso, con delle foto realizzate in studio, da Mauro Balletti, che poi è l'autore di tutte le copertine di Mina, che ha lavorato anche su questo progetto. Cioè, ma guardate questi due profili. Sì, ci sono delle foto stupende, bianco e nero, raffinatissime. Secondo me si assomigliano un po' loro due anche. Chissà. Un pochino il profilo del naso. Sì, vero, gli occhiali, forse. Gli occhiali, la posa. È qui con noi Massimiliano Pani, naturalmente produttore di questo disco evento, che diciamo così, sotto l'albero, secondo ci me sta ci sta bene, sì. Ed è l'oggetto. Poi è vero che il target sia di Mina che di Fossati è talmente ampio, però credo che questo album possa essere un bel regalo per chi come noi ha ancora un lettore di CD, l'oggetto, diciamo così. Anche il vinile, volevo dire anche quello, per cui poi per i più giovani c'è anche la versione digitale. Per forza, però l'oggetto esiste. No, sai cos'è? Da trattenere tra le mani. È che non c'è niente sul mercato così. Sono 11 canzoni scritte da quello che oggi secondo me è il più grande autore italiano, con due voci straordinarie. È veramente una cosa che anche un non fan di Mina, un non fan di Fossati, se lo sente dice vabbè, questo però lo prendo. Beh, però ragazzi, qui c'è la storia della musica italiana, sì, nella scrittura e nell'interpretazione, per cui... Perché ci hai chiesto di sentire Il Ladro? Perché Il Ladro è un pezzo R&B, è l'unico un po' R&B di questo disco, secondo me è un singolo. Quindi potrebbe essere il prossimo che facciamo girare in radio. Ce lo teniamo, adesso lo sentiamo per benino e facciamo un test subito in onda. Allora, il giorno prima di Natale, a casa cosa fate? Il cenone o il pranzo? No, noi la cena. La cena. E domani. La vigilia e poi la cena mamma, ancora il 25. Mamma, Mina cucina? Cucina. La buona cremonese ha fatto i Marie Bain, che sono gli agnolotti. E poi un po' tutti portiamo qualcosa, cioè c'è chi è incaricato di fare una cosa, un'altra, però gli agnolotti sono sacri. A cura di Mina, sì. Chissà, ma cucina anche bene, come canta? Guarda, lei che ha fatto praticamente una vita frenetica professionalmente fino a una certa età e poi ha deciso di fare solo dischi, ha recuperato. Ha imparato poi da mia nonna tutto quello che non aveva avuto tempo di imparare prima, quindi ha imparato a cucinare benissimo. E ha letto moltissimo, ha visto un sacco di film, cioè ha fatto tutto quello che non poteva fare prima. Che bello, ne parli con un'ammirazione sconfinata. Guarda, a parte che è la mamma. No, è la mamma, ma è Mina, cioè voglio dire, credo che sia difficile avere come madre una persona così. Sì, Massimiliano, perdonalo, sei abituato a queste. Ho una dicotomia, ho uno split totale su quello che è lo dicevi prima, lavoro, certo, e quello che invece è il sentimento privato. Allora, a proposito di sentimento, risponde al telefono se le volessimo fare gli auguri in diretta. Ma io non la chiamerò mai per farle un tradimento così. È un tradimento, alto tradimento. Non mi dà gli agnolotti poi, mi dice a te gli agnolotti no. Lo so, rispettiamo il silenzio di Mina, ci manca tantissimo, però capiamo anche. Vabbè, magari ci sta ascoltando. Chi lo sa? Perché no? Ascolta RTL, le hai detto che eri qua oggi? Ascolta tantissimo. Magari ci sta guardando. Se ricevi una telefonata di Massimiliano, siamo noi. Rispondi. Non è tardi stanotte, nemmeno per me. Luna Diamante, Mina Fossati, e se avete visto La Dea Fortuna di Ospetek è in un punto del film molto commovente. Struggente, ma non fosse nella colonna sonora del film, comunque è una canzone struggente. Meravigliosa. Ci scrivono al 378-378-1025. Mina, unica, immensa, infinita, la più grande. Grazie per l'emozione di questo disco indispensabile. Beh, indispensabile è un aggettivo bellissimo. Comunque questo è uno dei pezzi di Ivano Fossati, dei suoi più belli della carriera. Ma proprio chi scrive un pezzo così oggi? Nessuno, solo Ivano Fossati. Beh, qui siamo nella poesia assoluta. Lui è veramente uno dei grandi della musica italiana, ma di sempre, cioè a partire da Di Giacomo, della canzone napoletana, venendo su con i cantautori fino a oggi.
Peccato che abbia smesso e abbia deciso di smettere. Però, e per fortuna per che fortuna invece che... Mina l'ha convinto a tornare. Perché... Però pensa quando si rimette a scrivere, sì, cosa era in grado di scrivere. Cioè, è veramente un fuoriclasse assoluto. Poi a me piace anche come canta. Devo dire che sono un sorcino di Fossati. Quindi, io sì, lo sono. È arrivata una chiamata da Lugano, ma non siamo riusciti a rispondere. Ma non ci credo, dai, figurati. Ha già buttato gli agnolotti adesso. Quindi... Sarebbe un sogno. Sì. Allora, dicevamo, un bel regalo di Natale. Sì. Comunque, a prescindere dal Natale, qui c'è veramente il meglio del meglio della musica italiana. Massimiliano, prima di salutarci, ascoltiamo Ladro, così ci spieghi perché ti ispira come nuovo singolo per dare un po' di vita anche radiofonica a questo album. È vero che sono 11 pezzi tutti dello stesso autore, ma poi vedi che la penna cambia, certo. Ivano Fossati ha scritto il pezzo di prima, che è una di quei ballatone struggenti che sa fare lui magistralmente. Il primo, Tex-Mex, invece è il Fossati rock latino. Questo invece è un pezzo R&B. Secondo me è un singolo anche lui. E sono sicuro che non è, la sequenza delle canzoni non è stata pensata per le stagionalità o per la programmazione che può avere un album come questo alla radio o per una programmazione di singoli. Sto parlando di cose tecniche, scusateci. È stato scritto e sono state messe in fila le canzoni. Ma tu stai parlando della programmazione, perché ancora noi veniamo dal vinile, che deve avere tot pezzi su una facciata e tot sull'altra. Esatto. Antichi siamo. Ascoltiamola, poi ci salutiamo. Cioè, ci sono dei suoni pazzeschi. Pelle d'oca, veramente. Pazzeschi. Parlo di suoni perché Massimiliano Pani è il produttore di questo album, e quindi mettere questi suoni con sopra queste voci, con sopra questi testi, deve essere stato... Siamo in tanti che inseguono un bacio. Queste frasi di Fossati messe così, che sono... Sì. Ti prendono lo stomaco proprio. Grazie. Ma grazie a loro, io ho fatto solo il mio lavoro di artigiano. E l'hai fatto molto bene. Sei stato un bravo artigiano, diciamo la verità. Allora, dicevamo, Mina Fossati in tutte le versioni, CD con libretto e foto meravigliose, vinile. Stiamo elaborando un Pandoro adesso. Il Pandoro musicale. Il Pandoro Mina Fossati. Ma qual è il dolce tipico di Natale di Cremona? A parte il torrone. Il torrone certo. Mina Fossati, il torrone Mina Fossati ci vuole, ci manca quello con dentro la chiavetta su tutto l'altro. che orrore veramente. Va bene, no, il torrone buono, ma la chiavetta del torrone fa veramente orrore. Va bene, grazie per essere venuto a trovarci. Fai tanti auguri a mamma. Sì, esatto, ringraziala da parte di tutti noi, tutti gli ascoltatori che hanno scritto meraviglie, si sono tutti emozionati a sentire soltanto alcuni dei brani contenuti in questo album. Scopritelo tutto, perché veramente vale assolutamente la pena. Va bene, evviva la grande musica italiana, evviva Mina sempre. Questo è un gran regalo di Natale che ci hai fatto tu a venire e che ci ha fatto Mina. È stato un piacere questo disco. Mina e Fossati. Mina e Fossati. Anche Ivano è veramente un grandissimo di questo. Sono entrambi.